Discussione aperta sul pass sanitario per accedere agli eventi. L'Italia prepara un decreto per stabilire limiti e ambiti. Mazzeo, per ottenerlo serve essere vaccinati e vaccinarsi non è una cosa che facciamo solo per noi stessi. Nel 2020 il coraggio di andare controcorrente è stato premiato e l'auspicio degli organizzatori è che anche quest'anno Calice di Stelle sia sinonimo di successo. L'appuntamento si svolgerà a Castelnuovo Berardenga il 6 e il 7 agosto. Mazzeo, un evento che ha tanti significati. Incontro in Commissione Sanità sulle problematiche legate all'emergenza-urgenza. Il primo nodo da sciogliere è la carenza di personale, ma anche le differenze tra i territori pesano. L'appello è per allestire un'unica cabina di regia regionale. L'ipotesi si fa sempre più strada e un decreto potrebbe essere varato a breve. L'Italia, seguendo l'esempio francese, è decisa a dare il via libera al Green Pass come autorizzazione per accedere agli eventi. Una possibilità sostenuta anche dal presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, per mettere in salvaguardia noi stessi e gli altri. Ma io penso che sia corretto dire che per entrare in alcuni eventi, penso avete visto, no, gli europei di calcio, gli stadi iniziano a riempirsi, però è giusto in questo momento dare l'opportunità a tutti di andare in sicurezza a vedere questi eventi. Per andare in sicurezza vuol dire che bisogna avere il Green Pass. Guardate, vaccinarsi non è un modo per tutelare se stessi, vaccinarsi è un modo prima di tutto per tutelare tutti gli altri. Solo se riusciamo a far vaccinare tanta gente, e noi avevamo preso un impegno, no? Arrivare al 70% dei vaccinati a settembre con la prima dose, lo stiamo rispettando, se ci arrivano più dosi noi siamo in grado di vaccinare di più. Ci rendiamo conto però che specialmente in alcune fasce d'età, dai 60 in su, abbiamo ancora una difficoltà nel costruire la domanda, no? Quindi io penso che su questo dovremmo fare una valutazione anche per capire meglio come poter, tra virgolette, indirizzare e convincere le persone che non sono ancora convinte a vaccinarsi. Al netto dell'opportunità di inserire il lascia passare, restano da comprendere le modalità di applicazione. Macron è deciso a renderlo valido anche per l'ingresso nei ristoranti, mentre Mazzeo, senza entrare nel merito, ha preferito concentrarsi sul ragionamento ad ampio raggio. Innanzitutto questo è un percorso che per esempio in Francia partirà alla fine, ad inizio di agosto. In Italia so che c'è una valutazione in atto, noi però non dobbiamo ragionare guardando il livello del contagio di oggi. Se noi guardiamo l'esistente rischiamo di sbagliare, noi dobbiamo guardare esattamente la fotografia che ci sarà fra un mese e mezzo, due, perché i dati del contagio di oggi sono frutto di quello che è avvenuto 15 giorni fa, i dati del contagio del primo di agosto saranno frutto di quello che avviene in questi giorni, per cui io penso che buona politica è saper anticipare e credo che in questo momento per la variante Delta e perché, come dire, c'è ancora un pezzo di popolazione che ha paura di vaccinarsi, invece noi dobbiamo, come dire, dargli tutti gli strumenti e tutte le informazioni utili perché i cittadini si vaccinino tranquillamente, sicuri e capiscano fino in fondo il senso del valore della vaccinazione, che non è proteggere solo se stessi, ma è proteggere gli altri. Grazie. Ha visto la luce nel 2020, in piena pandemia, e in un anno altrettanto difficile non poteva tirarsi indietro. Il 6 e il 7 agosto, perciò, Calice di Stelle scenderà in piazza a Castelnuovo Berardenga, proponendo due serate tra musica, spettacolo e sapori della terra. Un evento che, secondo Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale, ha una duplice valenza. Da una parte è un'ennesima testimonianza di ritorno alla normalità e dall'altra è la dimostrazione che la Toscana è una realtà diffusa, fatta sì dai grandi attrattori turistici, ma anche dai borghi. Sono contento di poter essere oggi qui ad ospitare l'ennesimo momento di ripartenza della nostra regione. Davvero è un onore e ringrazio la collega Anna Paris per averci segnalato l'iniziativa, quella di poter raccontare quello che è chiamato il premio Stelle dello Spettacolo. Dicevo qualche giorno fa che finalmente, sono i 700 anni di Dante,
torniamo a rivedere le stelle, non torneremo a rivedere le stelle. È un momento bello, importante, un momento in cui bisogna saper raccontare con rispetto e la sicurezza nostra e delle persone che partecipano quella che è davvero un territorio fatto di tante bellezze, bellezze non solo da poter gustare con gli occhi, ma da poter gustare anche con l'olfatto, con il sapore, con la bellezza di un territorio che è un'eccellenza della nostra regione. Artisti di strada, possibilità di incontrare il turismo enogastronomico con l'arte, con la musica, con quello che ci è mancato in questi purtroppo lunghissimi mesi di pandemia. È un modo, è una sinfonia della ripartenza, quindi grazie, grazie davvero per quello che fate. Non era scontato, non è scontato che rimettere in piedi queste iniziative. Vedo la fatica che si svolge, perché diciamo che viene, che c'è da parte degli organizzatori, perché in ogni momento c'è sempre paura ancora dei rischi di contagio e quindi è più complicato del solito poter permettere alle persone di tornare alla socialità, alla vita normale, e altro canto garantire la sicurezza. Io davvero ringrazio tutti coloro i quali si stanno impegnando in queste settimane. La Toscana è un brulicare di eventi e davvero si sente forte la voglia di ripartire, ma di farlo in sicurezza. In Palazzo del Pegaso era presente il direttore artistico di Calici di Stelle, Marco Pedrieri, che in apertura del suo intervento ha ricordato il percorso della manifestazione, nata appunto in un periodo difficile, andando controcorrente. Questa manifestazione arriva al secondo anno ed è un momento molto importante, perché si consolida un'esperienza che è nata l'anno scorso in piena pandemia. Il premio è forse l'unico caso in Italia, se non in Europa, di un premio che nasce durante i mesi del lockdown come risposta al disagio che hanno provato le categorie, i lavoratori dello spettacolo, gli artisti, ma non solo gli artisti, anche le maestranze, in un lungo periodo di silenzio e di lontananza dal pubblico. In quel momento è nata l'idea di riportare luce su questa categoria e al contempo anche di riscoprire un turismo di qualità per il territorio della Toscana, e quindi unire le due cose in un'area particolare come quella del Chianti Senese, grazie anche a un'imprenditrice che è Laura Cellerini, che ha avuto proprio questa idea di unire gli elementi dell'enogastronomia, del vino, che costituiscono proprio il premio, e questa è l'altra particolarità, agli artisti, alle stelle dello spettacolo dal vivo. Lo scorso anno siamo andati in scena il 9 di agosto, l'8 e il 9 di agosto, ed è stata un'edizione molto partecipata. Quest'anno pensavamo di essere in una condizione diversa per l'epidemia, invece purtroppo ci troviamo sempre davanti ai soliti problemi. I lavoratori dello spettacolo non solo hanno vissuto un periodo economicamente faticoso, ma hanno perso in qualche modo, soprattutto quelli, i lavoratori dello spettacolo dal vivo, il loro ruolo, la loro funzione sociale, il loro incontro con il pubblico. Pedrieri è poi passato a illustrare i contenuti della nuova edizione, dove accanto a nomi affermati si potranno ammirare artisti emergenti. Questo premio vuole proprio valorizzare questi aspetti, ritrovare un incontro col pubblico, riportare centralità a questi artisti che sono le eccellenze dello spettacolo dal vivo, ovvero sono tutti artisti con carriere riconosciute che sono partiti e che ancora partono da quella che forse non è più molto di moda, che è la gavetta. Sono i giovani, sono artisti che vengono impegnati nelle principali produzioni del teatro musicale italiano, ma arrivano tutti da scuole e periodi di formazione molto lunghi in Italia e all'estero. I premi alla carriera sono ad artisti che hanno portato la nostra musica nel mondo, come Donatella Lamprese, che è una chansonnière forse più nota all'estero che in Italia, ha rappresentato l'Italia alla cumbre mondiale del tango. Poi c'è Mariella Nava, che verrà premiata alla carriera per la musica leggera, definita la poetessa delle note, credo sia una delle principali autrici e cantautrici della musica leggera italiana. Margherita Fumero, un'attrice nota per i suoi ruoli televisivi, da Drive-In, dove faceva Margherita, la moglie di Enrico Beruschi, a Camera Caffè. L'ultima parola è spettata da Anna Paris, consigliere regionale,
che dopo il successo dell'anno scorso ha voluto ribadire la fiducia negli organizzatori, capaci di valorizzare sia l'aspetto culturale che quello territoriale. L'anno scorso ho avuto la fortuna di partecipare al primo spettacolo di Marco Predieri e con l'assistenza di Laura Cellerini al comune di Castelnuovo Berardenga, nella sua piazza. Uno spettacolo, mi sono sentita una privilegiata a partecipare a quello spettacolo, di musica, di prosa, con delle scenografie che mi sono rimaste nella memoria per un inverno. Quindi ho visto il programma, sono ben contenta che venga riproposto anche quest'anno, sempre con nomi di rilievo. Ci portano a Castelnuovo Berardenga dei big dello spettacolo dal vivo. E ci credo, sono sicura che realizzeranno come nel passato, come l'anno scorso, uno spettacolo che rimarrà nei cuori. Speriamo non più in un periodo di lockdown, dove ricordiamo quando eravamo nelle piazze dell'estate all'aria. E che cosa vi voglio dire? Sono anche contenta che venga fatto a Castelnuovo Berardenga, perché rientra, come sappiamo, il valorizzare i nostri centri nel programma di questa legislatura, vero? La Toscana diffusa. È un centro che è un simbolo della Toscana diffusa, il comune di Castelnuovo Berardenga, che invita turisti da tutto il mondo e che potranno così partecipare ad una serata diversa, lieta, e soprattutto quello che io mi auguro e auguro loro, che questa iniziativa si consolidi questo premio, e la Regione Toscana lo sta facendo con il suo patrocinio, ci sta credendo, e quindi in bocca al lupo perché questa iniziativa continui, sia lo spettacolo sia questo premio che è il connubio tra il mondo, la cultura del vino e la cultura dello spettacolo. Non è, come abbiamo sentito, una cosa casuale, perché il vino verrà calibrato all'artista, quindi un connubio sicuramente felice, costruito, che spero, ripeto, si consolidi nel tempo. Carenza di personale, soprattutto medico, disomogeneità dei modelli di organizzazione nei vari territori, necessità di un'unica cabina di regia a livello regionale. L'onda d'urto del Covid ha messo sotto pressione la sanità toscana e, nonostante abbia retto all'impatto, i nodi da risolvere non mancano. Alcuni sono emersi nell'incontro sull'emergenza-urgenza, che ha visto protagonisti le varie parti in causa ed è stata al centro della seduta della terza commissione. Dalla politica ai dirigenti medici, dai tecnici dell'Agenzia Regionale di Sanità ai sindacati. Presente anche l'assessore regionale Simone Bezzini. Un tema fondamentale è quella della poca disponibilità di operatori, soprattutto medici. È un problema che parte da lontano. Il nostro obiettivo è arrivare a un'innovazione organica del sistema, ha detto il dirigente della sanità. Vediamo che le cose si muovono, ma a macchia di leopardo. Il compito della regione è garantire standard di servizi omogenei. L'ARS ha fornito il quadro numerico della situazione, mentre i dirigenti ospedalieri si sono concentrati sulla mancanza di medici, stimata al momento in meno di 250 unità. Anche aumentare le borse di studio servirà solo fino a un certo punto, hanno avvertito, perché sono molti coloro che decidono di andare all'estero o di prendere altre strade. Serve, è stato il loro appello, una governance del settore con una cabina di regia unica e promuovere la figura unica del medico di emergenza-urgenza, che lavori alternativamente dentro e fuori l'ospedale per gli interventi partendo dal pronto soccorso. I sindacati, infine, hanno insistito sulla necessità di riprendere un dialogo e di essere coinvolti in un'opera di programmazione omogenea a livello regionale. Poca appetibilità della specializzazione in emergenza-urgenza per le condizioni attuali di lavoro, lo stipendio che risulta essere tra i più bassi d'Italia, la grande differenza di trattamento nelle varie aziende sanitarie, sono stati gli altri punti critici su cui si è chiesto di intervenire rapidamente, con soluzioni operative.